Il batterista di Michael Jackson, Jonathan Moffett. Oggi andiamo a rubargli un po' di idee, un po' di cose che fa, eccetera, eccetera, ma lo conoscete, vero? Molto probabilmente, come me, avrete visto sul canale Drameo i video in cui suona proprio i pezzi di Michael Jackson. Il suo drumming, cioè il suo modo di suonare, è veramente molto molto particolare. Oltre, vabbè, ad avere un tiro pazzesco e molta potenza, ha molte cose particolari, ma una cosa mi è rimasta impressa, cioè il suo modo di suonare i crash. Avrete visto quanti crash ha sul suo set, ne ha mille spazi dietro, di fianco, davanti, eccetera, ma il modo di suonare i crash è particolare, non sempre per forza convenzionale. Noi siamo abituati a suonare i crash sempre sull'uno insieme alla cassa, cioè ritmo, facciamo un fill e poi suoniamo il crash, oppure il crash a fine canzone. In realtà però non è l'unico modo, infatti lui ci fa capire che non è l'unico modo, perché lo suona in mille modi diversi. Quindi quello che voglio andare a fare oggi e quello che voglio andargli a rubare è proprio questo. Quindi oggi vi voglio fare vedere almeno 5 modi di suonare il crash che non sia per forza il solito modo convenzionale, cioè uno di quei 5 è il modo convenzionale, ma gli altri 4 no. Per prima cosa, il modo a cui tutti siamo abituati, cioè crash e cassa insieme, normalissimo. Però il fatto è che di solito questo crash e questa cassa arrivano sempre nello stesso punto, cioè sulla prima battuta del primo ritmo, oppure alla fine della canzone, oppure all'inizio della canzone, in questo modo. C'è un modo di suonare, soprattutto nei passaggi, il crash e la cassa sempre insieme, ma in modo un po' più creativo, andando a pensare a cassa e crash come fossero un tom. Se però non vogliamo suonare in modo troppo banale, diciamo tra virgolette, se per caso è troppo semplice suonare il crash con la cassa e basta, allora possiamo fare una cosa un pochettino più particolare, cioè eliminare la cassa e suonare il crash da solo. Questo darà un po' meno attacco al suono che abbiamo di crash, che è dato ovviamente dalla cassa, e sarà un po' più aperto. Però se usato nella maniera giusta possiamo creare cose molto 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 interessanti. E in più, come avete potuto vedere nell'ultima cosa che ho suonato, può essere anche un modo per cominciare il ritmo. Cioè adesso ho suonato il crash all'inizio del ritmo, ma senza cassa. Questo fa un effetto molto particolare. In più, questa roba qui, dei crash suonati così senza cassa, può essere anche molto interessante nel momento in cui andiamo a suonare un solo di batteria, tipo... Quindi suonate il crash anche normalmente con la cassa, ma provate a inserirlo in altre cose che non siano le solite. Un'altra possibilità molto 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 interessante è quella di suonare il crash insieme al rullante, quindi facendo questa cosa qua. Solitamente siamo abituati appunto a sentire sempre crash e cassa e basta. Invece crash e rullante fa un effetto molto 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 interessante, sia da suonare nei passaggi, molto metallaro, molto rocchettaro come modo questo qua, sia da suonare alla fine dei groove per fare un effetto particolare. Non a tutti piace, ogni tanto secondo me ci sta però fare questa cosa qua. Una
cosa invece che non si fa mai in realtà, però secondo me è molto molto interessante, è quella di usare il crash sull'uno normale come lo usiamo di solito, ma insieme al crash mettergli anche il Charleston. Questo perché? Perché secondo me fare questo, cioè suonare Charleston e crash insieme, è molto meglio che fare i due crash e basta. Questa è una cosa molto soggettiva, a qualcuno piace, a qualcuno non piace, però secondo me il Charleston insieme al crash gli dà quella pastosità, quella potenza e quella lunghezza anche di nota che il crash da solo non avrebbe, perché è vero che il crash ha una nota lunga, però ha molto attacco e poi scende tanto. Invece il Charleston ha sempre molto attacco quando lo suoniamo aperto, ovviamente non ve l'ho detto, ma il Charleston aperto, non questo. Quando appunto è aperto ha un attacco molto potente, ma poi avendo questi due piatti che vibrano uno sull'altro mantiene comunque tanto volume, quindi secondo me è molto figo come effetto. La possibilità numero 5 invece è quella di suonare i crash con i tom o i timpani, e questo fa un effetto molto molto bello, molto molto particolare, soprattutto che non usa mai nessuno, e le possibilità sono due principalmente: o suoniamo in un fill, si parla sempre di fill principalmente, o suoniamo una volta sola così random il crash con il timpano o il tom in questo modo. Oppure possiamo anche andare a suonare tanto il crash insieme al tom in un passaggio, quindi farla diventare un po' la cosa principale del passaggio. Per finire, una cosa che fa veramente tantissimo e che caratterizza tantissimo il drumming di Jonathan Moffett è il fatto di stoppare i piatti, cioè lui va a stoppare i piatti in una maniera assurda, velocissimamente, e poi suona come se niente fosse. Il consiglio che vi voglio dare è quello di imparare a stoppare i piatti sì con due mani, cioè una suona e l'altra stoppa in questo modo. Cercate di abituarvi anche a suonare e stoppare con la stessa mano, quindi in questo modo. Perché così avrete la possibilità di suonare dopo che stoppate il piatto. Perché se voi avete bisogno di due mani per suonare e stoppare il piatto, poi non avrete più niente per continuare a suonare la batteria. E se siete a fine canzone va bene, ma se invece dovete continuare a suonare subito dopo che stoppate il piatto è un po' un casino. Quindi abituatevi anche a suonarlo e stopparlo con una mano sola, così almeno avrete l'altra mano per continuare a suonare. Tutto questo ovviamente sia con la mano destra sia con la mano sinistra. Quindi spero che questi 6 modi di utilizzare il crash insieme a qualche altra parte della batteria o da solo vi siano piaciuti, e spero che questo video vi possa aiutare per migliorare la vostra creatività, per migliorare i vostri fill, per fare fill più interessanti o groove più interessanti. Mi raccomando, nella batteria, a parte la regola del tempo, che bisogna andare a tempo, non ci sono grandi regole, quindi quando vi vengono in mente delle cose voi provateci, non pensate ok il crash deve essere suonato solamente sull'uno con la cassa, quindi o si suona così ho sbagliato. Provate, sperimentate, fate cose, fate tutto quello che volete. Poi ovviamente può esserci una cosa più bella e una cosa più brutta, però non abbiate paura di provare a fare delle cose con la batteria. Io con questo vi saluterei, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di andare sul mio canale Telegram, seguitemi dappertutto in tutti i posti, e basta, direi che la posso finire qui veramente. Ci vediamo al prossimo video, ciao.